ragazzi, sono Giulio. Questo è il nostro Fuck You Time numero 4. È già passato un mese, no, 5 settimane dal primo Fuck You Time. E sì, sono soddisfattissimo di quello che sta succedendo adesso, perché comunque le domande ci sono e sono contentissimo. Dopo detto questo, iniziamo. Oggi ho 9 domande e iniziamo subito dalla prima. Mattia Romagnoli mi chiede: quanti giochi hai sul telefono / PC? Allora, sul Mac non ho nessuno. Sì, ho Scribblenauts Unlimited, che ho pagato. Mentre su, ora sto usando l'iPhone per fare il video, quindi faccio vedere le applicazioni che ho qui. Allora, c'ho iMovie, GarageBand, poi questo c'è anche voi, Ice Rage, che è spettacolare, Minecraft, Muffin Knight, che dovete provarlo in tutti i modi, Plague, Figure, Scribblenauts, Angry Birds, Go, Dumb Ways to Die, Stair Dismount, Facebook, Touch Grind, Dragon Finger, che è spettacolare, Geometry Dash, Motor Hero HD, Pool e Clumsy Ninja Angry Birds. Riccardo Zanutto mi scrive: che hobby hai oltre a fare video e alla magia, se non sbaglio? Fai qualche sport? Non sbagli, caro Riccardo, perché oltre alla magia io suono l'ukulele, che adoro suonare l'ukulele perché è meraviglioso, e vado sullo skate. Sì, faccio skateboard, anche Francesco fa skateboard. Gioco anche a calcio, più o meno. Questi sono gli hobby che mi piacciono di più. Questo. Mirko Ceccarelli, Mirko Ceccarelli mi chiede: Giulio, leggi al contrario, i topi non avevano nipoti? I topi non avevano nipoti. No! I topi non avevano nipoti. Ma è spettacolare! Oddio, la posto subito su Facebook. Ok, Liar Lynch, scusa il cognome, non lo so pronunciare, Link, spero, sì, Liar Link, mi scrive: Giulio, quando hai imparato a suonare la chitarra? Siete mitici. Sto leggendo i meme del culo. Allora, la chitarra la suonavo, perché ho smesso la chitarra da quando andavo in prima media a quando andavo in seconda superiore, quindi prima, seconda, terza, prima, 5 anni di chitarra. Da l'anno scorso mi sono dedicato all'ukulele, che secondo me è lo strumento più figo del mondo. Basta. Trafalgar Low mi chiede: il tuo piatto preferito? Questo. Riccardo Petrosino mi scrive: Tigre intriga tigre. Sì. Non si fa. Marco Piacentin mi scrive: bella come sempre, bella. Marco, per la prossima sfida suggerirei ghiaccio e sale. Ciao, siete grandi. Allora, non è il video per scrivere le sfide dell'esperimento, ma visto che voglio farlo fare a Francesco, penso che la prossima sfida potrebbe essere questa. Boh, vediamo. Comunque scrivete negli esperimenti, ok? Matteo Denitto, sì, Denitto, mi scrive: quanti capelli hai? 3.154 3.155 3.155, 3.156, all'incirca 8. Gamertech mi chiede: bella Giulio, sì, che cosa significa Immersoft che si trova sopra i tuoi video? Vi spiego, il telefono mi registra in MOV, che è un formato immenso, ma tipo così,
Quindi mi sono scaricato un video converter che purtroppo ho scoperto che quando converto le cose mi viene Microsoft su video. Quindi non cacatevelo di Striscio. Banane, banane. L'ultima domanda è di Antonio Spongetto che mi chiede: tu e Francesco siete fratelli? Se sì, niente. Se no, di ad alta voce, ciupa la gallina. Ciupa la gallina, ciupa la gallina, ciupa la gallina. Basta, non so farlo, mi sto vergognando da fare schifo. Bene, il video finisce qui. Scrivete nei commenti le domande che volete farmi, come sempre. Scrivete anche cose senza senso da commentare, tipo l'astruccio verde. Perfetto, possiamo commentarle insieme. E niente, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti per video tipo questi e mettete un bel... ecco, thumbs up al video, che mi fa sempre piacere. E ragazzi, siamo a 675 quasi iscritti. Che dire? No, il fatto time finisce qui. Suono la canzoncina in modo tale che tu possa cliccare un link qui sotto, tipo la pagina Facebook, quella di Twitter e Google Plus. Non so cosa serva Google Plus.